15 febbraio. Si trasferì dalla stanza 501 in una stanza sua, due piani più sotto. Mi sono trasferito nella stanza 307, nello stesso palazzo di cui le ho parlato, per avere più aria e più luce. È situata all'incrocio tra due strade, la Columbus Avenue e la 72esima strada. Secondo il dottor Mishra, Prabhupada si era trasferito per avere un posto suo, indipendente dalla Mishra Yoga Society. 16 febbraio. Prabhupada scrisse ai proprietari della Universal Book House di Bombay per dare loro dei suggerimenti per la vendita del suo Srimad Bhagavatam nella zona di Bombay. Spiegò che stava cercando di aprire un tempio di Radha Krishna e che un grosso industriale indiano ha promesso di occuparsi dei fondi. Poiché sembrava che sarebbe restato negli Stati Uniti ancora per molti giorni, desiderava che la Book House si prendesse più a cuore la vendita dei suoi libri in India. Si trattava dei suoi agenti per la vendita delle sue opere nel Maharashtra, ma ora egli chiedeva loro di assumersi le loro responsabilità per tutte le province e di presentare i suoi libri a università e scuole superiori in tutta l'India. Inoltre desiderava ricevere l'accredito bancario relativo ai libri venduti fino a quel momento. 26 febbraio. Il signor A. P. Darvadkar della Universal Book House rispose: «Non posso darvi notizie molto buone sull'incremento delle vendite dello Srimad Bhagavatam perché l'argomento è religioso e soltanto una minima parte della società può essere interessata a questi libri. Abbiamo cercato di pubblicizzarli attraverso alcuni librai a Nagpur, ad Ahmedabad, a Pune e altrove, ma siamo spiacenti di informarla che dopo qualche tempo le librerie ci rimandano i volumi invenduti. Date le circostanze, non soltanto non ci entusiasma la sua proposta di assumere la responsabilità di vendita per tutta l'India, ma stavamo appunto pensando di chiedervi di nominare qualcun altro al nostro posto per rappresentare il suo programma di vendite nel Maharashtra. Fino a quel momento avevano venduto soltanto sei serie dei suoi libri, per i quali stavano per effettuare il trasferimento di 170 rupie a suo favore. Questo non era certo incoraggiante per l'autore. Una volta di più l'India mostrava di non essere interessata. Perfino nella terra della religione gli argomenti religiosi erano soltanto per una minima parte della società. 4 marzo. Un altro colpo di sfortuna. L'8 febbraio Srila Prabhupada aveva scritto al nuovo primo ministro indiano, Indira Gandhi, per chiederle di autorizzare il trasferimento di fondi dall'India. La risposta, datata 25 febbraio, arrivò da Nuova Delhi, firmata dal segretario ufficiale del primo ministro, il signor L. K. Gha. «Caro Swamiji, il primo ministro ha visto la sua lettera dell'8 febbraio 1966 e ha apprezzato lo spirito che l'ha spinta a portare il messaggio spirituale della Srimad Bhagavad Gita e dello Srimad Bhagavatam negli altri paesi. A causa della situazione critica del mercato valutario che il paese sta attraversando, ci rammarichiamo immensamente di non poterla assistere da qui nel suo piano di aprire un tempio di Radha Krishna». Tuttavia Prabhupada aveva altre speranze. Dopo aver scritto al primo ministro, aveva scritto di nuovo a Tirtha Maharaj, pregandolo di chiedere al dottor Radhakrishnan di convincere il governo ad autorizzare il trasferimento dei fondi. Aspettò un mese, ma non ricevette risposta. Sembrava che i suoi confratelli non si sentissero responsabili per la predica in America. Aveva chiesto loro incoraggiamento per continuare in America perché le spese erano tante. Aveva spiegato che spendeva ogni mese l'equivalente di 1000 rupie. Per questo, ogni giorno spero di ricevere da voi una risposta favorevole. Ma non ci fu nessuna risposta. 18 marzo.
Scrisse di nuovo a Sri Padmat Singhania, chiedendogli di mandare una persona dall'India a supervisionare il lavoro del tempio a New York, come aveva già suggerito il signor Singhania. Non ci fu mai risposta. Prabhupada scrisse ancora a Sumati Morarji, pregandola di mandargli una mridanga per accompagnare il canto del mantra Hare Krishna. Le chiese anche per il futuro, quando avrebbe fatto arrivare molte persone dall'India, di favorirli con un passaggio gratuito sulle navi della compagnia Scindia. Nessuna risposta. Mentre la sua situazione finanziaria diventava più grave e le sue speranze erano messe a dura prova, i suoi sostenitori dall'India si ritiravano in silenzio. Le sue lettere non avevano risposta e questo era già un messaggio chiaro e inequivocabile: non possiamo aiutarti. Anche se nessuno gli dava incoraggiamento, Srila Prabhupada aveva fiducia nell'ordine del suo maestro spirituale e nella volontà di Krishna. Il messaggio del primo ministro sull'autorizzazione governativa era stato un no definitivo. Egli però aveva ottenuto un'altra estensione del suo visto. Ora la sua ultima speranza era Sri Padmat Singhania. Prabhupada sapeva che era un uomo molto potente in India e che, se voleva, poteva mandare il denaro. Era l'ultima speranza di Srila Prabhupada. 2 aprile. Il signor Singhania non rispose personalmente. Incaricò il suo segretario, il signor Eashvara Iyer, di scrivere a Prabhupada togliendogli le ultime speranze di acquisire un edificio a New York. Sono spiacente di informarla che Sir Padampatiji non è interessato al progetto di costruire un tempio di Radha Krishna a New York in questo momento, per quanto concerne la richiesta di cui è l'ultimo paragrafo della sua lettera. Sir Padampatiji ha ricevuto i suoi volumi dello Srimad Bhagavatam dal suo ufficio di Delhi. Distinti saluti. A vederlo così, da lontano, una piccola figura che camminava per le strade e i viali di Manhattan, in mezzo a molte altre piccole figure, uno straniero che aveva visto quasi scaduto, possiamo percepire solo l'aspetto esterno di Srila Prabhupada. Questi giorni di lotta erano davvero reali e difficili, ma la sua coscienza trascendentale era sempre la nota dominante. Non viveva nella coscienza di Manhattan, era assorto nella sua relazione di dipendenza da Krishna, proprio come quando sul Jaladuta aveva subito gli attacchi di cuore e la lettura della Chaitanya Charitamrita gli aveva fornito il nettare della vita. Aveva già raggiunto il successo. Certamente voleva trovare un tempio per Radha e Krishna a New York, ma il suo successo era il fatto che ricordava sempre Krishna, anche a New York, nell'inverno 1965-66, che il mondo lo riconoscesse o no. Non passava nemmeno un giorno senza che egli lavorasse sul libro di Krishna, lo Srimad Bhagavatam, e non passava giorno senza che egli offrisse il suo cibo a Krishna e parlasse della filosofia della Bhagavad Gita. Sri Krishna dice nella Bhagavad Gita: «Per colui che mi vede in ogni luogo e vede tutto in me, io non mi allontano mai da lui, né lui da me». E Krishna assicura ai suoi puri devoti: «Il mio devoto non perirà mai». Su questo Prabhupada non ebbe mai il minimo dubbio. C'era solo un problema. Gli americani si sarebbero accorti del puro devoto che stava in mezzo a loro? Fino a quel momento sembrava che nessuno lo prendesse sul serio. Terminiamo qui la lettura della Srila Prabhupada di Lilamrita. Jai, Srila Prabhupada ki. Jai.
Lancia calcio del ghiacciato, passa un ghiacciato, un'ambavo, 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 un ghiacciato, un'